facciamo sui giovani adulti, diciamo tendenzialmente l'animale ideale è il giovane adulto. Poi deve avere anche delle caratteristiche comportamentali, nel senso l'animale viene a prendere caramelline, si vede se magari ha un feeling con lo sperimentatore più. Inoltre anche delle caratteristiche della fisionomia del volto. Gli altri più o meno possono andare tutti incontro alla sperimentazione. Terminata la fase di addestramento, ecco che si passa logicamente con l'intervento chirurgico a diciamo, creare una breccia ossea al di sopra della zona corticale sulla quale poi uno può andare a studiare e dopodiché comincia la fase sperimentale vera e propria, la quale prevede l'utilizzo di singoli elettrodi che andranno a registrare singole cellule. Chi approva al Ministero, all'Istituto Superiore di Sanità, questo tipo di sperimentazione qui, come a Parma, come a Bologna, come a Ferrara, come a Roma, come a Verona, lo sa. E quindi sono esperimenti condotti in assenza di anestesia. Nel primate si riesce a fare qualcosa di più, cioè vedere proprio come il singolo neurone, che ovviamente noi ne studiamo migliaia, come si comporta il singolo. Tipo per curare quale tipo di malattie, ad esempio? Il discorso è, se posso, Sì, il certo. discorso è che effettivamente, come dicevamo, essendo ricerca di base, quindi ha il puro scopo della conoscenza. La cosa veramente affascinante della ricerca di base è che più conosci, più ti accorgi che ci sono cose da conoscere. È questo. Per una porta che apri, vedi che ce ne sono altre 50. D'altronde questo è proprio il fascino della ricerca. Se uno si dovesse frustrare perché non vede la fine, allora è meglio che cambi mestiere. Cioè, noi mettiamo gli animali in condizioni che siano nelle migliori condizioni. Sono tra i più utilizzati da chi sperimenta sui primati perché uniscono una relativa, cioè chiamiamola molto relativa tra virgolette, docilità che non è neanche proprio, circa ha delle dimensioni abbastanza conte. La cosa veramente affascinante della ricerca di base è che più conosci, più ti accorgi che ci sono cose da conoscere. È questo. Per una porta che apri, vedi che ce ne sono altre 50. D'altronde questo è proprio il fascino della ricerca. Se uno si dovesse frustrare perché non vede la fine, allora è meglio che cambi mestiere.